Una donna bella ma senza giudizio è un anello d'oro nel grifo di un porco. Il proverbio di oggi non si riferisce esclusivamente alle donne. Il tema del testo è la mancanza di discrezione negli esseri umani. La parola originale, tradotta per dire senza giudizio o senza senno, significa gusto. L'uomo o la donna senza giudizio sono come la zuppa in sapore. Nessuno ne chiede la ricetta e se qualcuno la mangia è solo per necessità. La figura che usa Salomone è pittoresca. Chiudete gli occhi e immaginate una scrofa che cerca di essere gentile con un gioiello d'oro nel muso. Continua ad essere un maiale. Il problema non è l'esistenza o meno del gioiello. Il suo problema è essere un maiale. Qualche volta abbiamo sentito dire chi è nato per essere un maiale sarà sempre un maiale. Questa è una verità naturale. La scienza non ha inventato o scoperto un modo per far sì che il maiale decida di essere maiale, ma nel regno di Dio c'è qualcosa che la scienza non può spiegare: i miracoli. La Bibbia parla del miracolo della conversione come la realtà più forte di tutte le realtà. Se c'è qualcosa che il maiale non può avere è la discrezione, il buon senso e il senso comune, virtù che rendono una persona attraente. E la Bibbia dice che chi viene a Gesù e lo cerca tutti i giorni riceve da Lui la saggezza. Quante volte abbiamo incontrato persone con una personalità difficile? Nessuno le accettava, non avevano amici e anche se erano benestanti si sentivano vuoti e soli. Quante volte abbiamo incontrato persone con una personalità difficile? Nessuno le accettava, non avevano amici e anche se erano benestanti si sentivano vuoti e soli. Poi un giorno hanno incontrato Gesù, è stato accettato come Salvatore e è successo qualcosa che nessuno può spiegare. Sembrava una metamorfosi, un processo di trasformazione incredibile. L'Apostolo Giovanni era uno di loro. Quando è venuto a Gesù era conosciuto come il figlio del tuono, come lo definì suo padre, ma vivendo con il Maestro divenne il discepolo dell'amore. Sei contento del tuo modo di essere? Pensi che ci sia qualcosa che dovresti cambiare? Vieni a Gesù, rimani con Lui, cercalo ogni giorno e sarai stupito dalla trasformazione che avverrà nella tua vita. Senza Gesù siamo una donna bella ma senza giudizio e un anello d'oro del grifo di un porco. Che Dio ti benedica. Buona giornata.